Oktoberfest, la birra è pronta a scorrere a fiumi, come anche nelle feste a tema in Italia. Terra madre a Torino ci sarà Kubia. Novità dal birrificio della Granda, a Monaco la birra costa cara, in Moldavia no. Oreca Short News è offerta da 15 grammi di proteine più zinco in acqua Sant'Anna. Sant'Anna Pro, la tua acqua con proteine. Molino Grassi, farina e semole dal 1934. Lete, capolavoro su tavola. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Parliamo di birra. Siamo ormai prossimi all'evento più famoso che coinvolge milioni di beer lovers. Stiamo parlando dell'edizione 2024 dell'Oktoberfest. I tendoni a Monaco di Baviera saranno aperti dal 21 settembre fino al 6 ottobre. Attesi migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo per vivere una festa iconica fra boccali di birra, brezel, würstel e pietanze varie. Ma c'è qualche timore quest'anno, sia per una questione di sicurezza dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Solingen, e sia perché negli ultimi tempi in Germania l'economia non è quella dei tempi migliori. Ma i tedeschi, si sa, non rinunceranno alla loro festa, anche se i prezzi sono segnalati in aumento. Ma ne parliamo nell'ultima news. E sulla scia dello storico evento bavarese, anche in Italia non ci facciamo mancare i nostri Oktoberfest. Sono decine gli eventi nelle città italiane. Si è appena concluso ad esempio quello di Bologna, che si è tenuto dal 13 al 14 settembre in piazza Lucio Dalla, ed è tutto pronto per la terza edizione dell'Oktoberfest a Roma dal 19 al 22 settembre. La rassegna birraia, organizzata presso la città dell'altra economia, prevede la partecipazione degli storici locali della città bavarese, mentre il Paulaner Oktoberfest a Torino si svolgerà dal 19 ottobre al 3 novembre al Parco della Pellerina. E dal 26 al 30 settembre a Torino torna Terra Madre, Salone del Gusto, dove fra le eccellenze non mancherà la buona birra. Sugli scudi le speciali selezioni firmate Quality Beer Academy. Una breve anticipazione su cosa bere di buono c'è data dal brand manager Lorenzo Bossi. Ciao Giuseppe e un saluto anche agli amici di Oreca Channel Italia. Sì, saremo presenti a Terra Madre, nella splendida cornice del Parco Dora, con 47 birre alla spina della selezione QBA e tanti ospiti veramente di primo piano. Ci sarà Mark Rauschmann, che è il mastro birraio e il fondatore del progetto Braufaktum, Joris De Dene, che è l'attuale mastro birraio di Brewery Heuge, che è il birrificio che produce Delirium Tremens, La Ghigliottina, Verbode e tante altre birre belghe, e ci sarà Karel Boon, che insieme a suo fratello Jos porta avanti l'eredità del padre Frank e del celebre birrificio a fermentazione spontanea, che presenterà in anteprima globale la Duvelsbier Wild, una nuovissima birra ad alta fermentazione da loro prodotta con lieviti nativi del loro lambic. Insomma, veramente un prodotto molto particolare che saremo orgogliosi di presentare insieme a Slow Food in questa splendida cornice. Vi aspettiamo! Al birrificio della Granda se ne sono inventata un'altra. Si chiama Heidi's Secret Brew. Come nasce questa nuova gustosa birra? Ascoltiamo Ivano Astesana, direttore del birrificio della Granda. Un saluto agli amici di Oreca Channel. Vi parlo della nostra ultima birra, che è nata dalla collaborazione con gli amici di Hoppy People. Ci siamo conosciuti qualche mesetto fa a Copenaghen. Loro si chiamano Hoppy People non a caso perché amano tantissimo il lupolo e sono famosi in tutto il mondo per le loro IPA, per le loro birre lupolate. In quell'occasione quindi ci siamo detti: ma perché non mettiamo insieme le vostre esperienze, le vostre conoscenze nell'utilizzo del lupolo con quell'ingrediente, il mosto d'uva, così invidiato a noi italiani per chi non ha l'opportunità di averlo in casa. È nata allora questa ricetta, una Grape Hazy IPA, che siccome si basa sulle tecniche di lupolatura usate da Hoppy People, che sono un po' il loro segreto, e siccome loro sono svizzeri, abbiamo pensato di chiamare con uno dei personaggi iconici svizzeri dell'infanzia di tante persone più o meno della mia età, Heidi's Secret Brew. Una birra che presentiamo in questi giorni qua e che ci accompagnerà dando il benvenuto all'autunno nelle prossime settimane. E concludiamo con il nostro inviato speciale che ci parla di Oktoberfest a Monaco di Baviera e dei prezzi alticci.
Amiche e amici di Oreca Channel Italia e soprattutto Beer Lovers, siete pronti per tuffarvi nella festa più birrofila che esiste al mondo? L'Oktoberfest a Monaco di Baviera, che quest'anno avrà luogo dal 21 settembre al 6 ottobre. Ma se ci andate, tenetevi pronti con la carta di credito. Le consumazioni quest'anno saranno più care rispetto alla scorsa edizione. Quest'anno per un litro di birra i visitatori dovranno pagare tra i 13 e i 15 euro. Nel tendone della Paulaner il pezzo di mezzo pollo è di 23 euro senza contorni. Mezza anatra con cavolo rosso e gnocchi di patate costa 40 euro. Un arrosto di maiale costa 25 euro. Però chi ci andrà potrà poi dirci che il prezzo sì che vale per l'atmosfera unica e magica che si vive alla festa della birra per antonomasia. Per chi invece vuole spendere meno per una birra e farsi comunque un bel viaggetto, vi diamo una contronotizia. Scopriamo che fare una vacanza in Moldavia è super conveniente, basti pensare che da quelle parti una birra alla spina costa in media solo 1,30 euro. Ne ordinate due? Anche tre, ma sì.